Ciao a tutti ragazzi e o ragazze, questo è il mio primo video comment, scusate, questo è il mio primo video commentary che faccio in questo gioco. Questo gioco si chiama Point Blank ed è un gioco, come avete potuto vedere, un first person shooter. Obiettivo di questo gioco è ammazza gli altri online. È un gioco che si gioca solo online, non è presente una versione offline. Ecco, e in questo server, come potete vedere, in alto, su questo schermo c'è il nostro punteggio, che è a 2, io sono la squadra rossa, e stiamo perdendo di poco, ma la partita è appena iniziata. È un gioco per PC. Non è un gioco per PC, come vedete non riesco a trovare qualcuno, boh, di solito arrivano, di solito, ecco, non so, gioco ancora molto bene, però so che di solito i nemici arrivano qua. Vai, fa niente. In questo caso è, diciamo, come se fosse un deathmatch a squadre. Bisogna uccidere gli altri, questa donna cacchio mi ha colpito. Bisogna uccidere gli altri e arrivare nel punteggio sopra indicato in giallo, in questo caso 100. Come avete potuto vedere, sto capannone verde è dove i giocatori blu fanno il respawn. Come potete vedere in alto a sinistra dalla mappa c'è scritto respawn squadra rossa, in questo caso è la nostra, e se siete la squadra rossa vedete spawnati qua. Squadra blu se siete dall'altro lato. Quindi il nemico sa dove, diciamo, c'è un po' dove c'è il posto dove si spawnano i giocatori nemici. Però non sanno il posto preciso, perché quello è un punto di riferimento, ecco. Beh, vi faccio un esempio, tipo in Nuke Down, quando si sta nella casa quella di color giallo, ci sono molti giocatori che stanno là. Quindi quando muori vieni spawnato lì. E questo è lo stesso concetto, solo che però se non ci sono un po'. Non ci sono i tuoi giocatori nella casa gialla, vieni spawnato nell'altra casa. Cioè, beh, non ho fatto un esempio molto chiaro, chiedo scusa, però in questo caso il respawn è fisso, cioè se io muoio nella capanna in un posto vicinissimo alla mia capanna. In questo caso è capanna, ma nelle mappe possono cambiare. Comunque è una specie di area piccola dove vieni spawnato. Per chi lo volesse scaricare, questo gioco è gratuito. Basta andare nel sito, si scarica gratuitamente. È un gioco che non chiede elevata potenza del PC, quindi potete giocare tranquillamente. Beh, vi dico che col mio computer gioco a 60 fotogrammi al secondo, anche se purtroppo con Fraps me lo fa abbassare a 17, vabbè, fa niente. E per dare un altro po' di dati tecnici, un piccolo problema che potrebbe dare, diciamo, un piccolo difetto che ha questo gioco. Non è proprio così grande, solo per chi fa i video su questo gioco, è che la risoluzione non è proprio delle migliori. Mi spiego meglio. Io sto registrando a una risoluzione di 1280x768. Basta. Per, diciamo, registrare così, se metto il video in questo modo, YouTube mi fa vedere delle piccole bande nere a sinistra e a destra. Infatti, per non farle vedere, bisognerebbe registrare in 1280x720, che sarebbe la risoluzione che si avvicina di più al mio PC. Quindi non potete scegliere voi una risoluzione, ma ci sono già delle risoluzioni già preprogrammate
preimpostate e che a me non piacciono perché mostrano queste bande nere. Come infatti io adesso sto giocando e vengono mostrate queste bande nere. Guarda, questo è un piccolo problema, non volevo fare. Non volevo farla durare molto tempo. Vabbè. Riguardante la partita, perché è anche un commento, sto perdendo, quindi è meglio parlare del gioco. Diciamo questo primo. Diciamo non è. Non è. Diciamo, ecco. Fare un commento live non è proprio il caso, era meglio se registravo la partita e poi la commentavo. Sto troppo vicino alla cabana, nel senso che registrare un video, io adesso non voglio parlare della partita, voglio parlare un po' di questo gioco per farvelo presentare, perché ho visto che non ci sono video multivideo su questo gioco e non sono riuscito a trovare un video che faceva del commento, anche se non era live, ovviamente dico in lingua italiana, non l'ho trovato. Forse io sono il primo che fa vedere a partire di questo video più il commento, ecco. No, perché ho visto dei video italiani che fanno vedere che giocano, e non vorrei dire, eccolo là, ma ho ucciso già. Avete sentito questo 1-6 che aveva appena uscito sotto Alf Game 1, quell'altro nome 6? Ecco, quello sarebbe il conteggio non di quando quel giocatore mi ha ucciso, ma da quel che ho capito io, di quando il giocatore mi ha fatto un headshot, ovvero un colpo in testa. Solo che però ancora non ho capito, cioè questo punteggio io penso che sia così. Forse mi sbaglio, ma no? Io credo che sia così. Allora, visto che io vado là e mi uccidono sempre, faccio una bella cosa. Vado nella locazione dove lui mi uccide sempre. Non credo di trovare delle claymore, perché in questo gioco ho visto che non ci sono delle claymore. A meno che bisognerebbe vedere nel mercato nero. Ecco, scelto proprio il posto sbagliato. No, mi sa che è il numero di volte che mi. No! Boh, non lo so, vai. Mercato nero sarebbe un posto dove puoi acquistare delle armi che si pagano in base, si pagano a punti, non c'è un termine preciso di questi punti, come ad esempio in Black Ops ci sono i punti code, no, qua sono solo punti in generale, basta, non, niente di che. E se fai un headshot, un colpo in testa, avrete più punti, ovvio. Quindi le armi si acquistano con i punti, oppure armi che sono, diciamo, speciali, che si acquistano pagandole. In senso monetario, nel senso paghi. Paghi. Cioè paghi dando del denaro vero, non finto, e questo denaro vi viene convertito in. Sì, però se venite in due mi uccidete, vai. E questo denaro viene convertito in gettoni, e questi gettoni poi li potete spendere per acquistare queste armi speciali, che sinceramente io non faccio assolutamente. Il gioco è gratuito, teniamolo gratuito com'è. Tanto poi ci sono anche altre armi che potete comprare a punti, non vi preoccupate, non è che hanno messo solo pochissime armi da far comprare a punti e molte armi da far comprare a gettoni, no, 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 tipo questa che ho io l'ho pagata a punti. Ecco. Ah, come si gioca? Un'altra curiosità, diciamo, un'altra cosa, mancano pochi secondi, lo dico subito, è che si gioca solo con la tastiera. Se
Se voi impostate un tasto del joystick, non funziona. Mi spiace. Io con questo vi saluto e ciao a tutti. Scusate per la fretta. Ciao.